Caro papà, ti sei fidato troppo della mia tenerezza. Hai contato troppo sul fatto che avrei tollerato qualsiasi infamia, purché tu non dovessi patire le conseguenze della tua miseria. E ora ti dovrai presentare davanti ai giudici. Niente e nessuno ti potrà aiutare. Dichiarato colpevole all'unanimità. Papà ci riceve con l'uniforme da carcerati. Non ha la faccia arrabbiata. Ha la faccia triste. Non mi farà un rimprovero, perché è d'animo buono, papà. Non è colpa sua. L'ha rovinato la passione per il gioco. Dicono che sia una malattia. Forse non gli è neanche passato per la mente che von Dorsdale potesse farmi una proposta così infame. Come si fa a sospettare qualcuno di una cosa del genere? E se il denaro non arriva? Lui si uccide. È chiaro che si uccide. Non si lascia mica mettere dentro. Arresto preventivo. Processo. Corte d'assise, carcere, tenuta carceraria. No, no. Lui o si spara un colpo o si impicca. E l'allarme verrà dato dalla casa di fronte. E per aprire bisognerà chiamare il fabbro. La colpa sarà mia. Voglio andare via. Voglio andare via, lasciatemi sola. Voglio andarmene, non voglio vedere più nessuno. Come sarebbe bello essere morta. Chi mi piangerà quando sarò morta? Intorno a me le candele accese, 12 lunghe candele. Il carro funebre è già pronto. Davanti alla porta la gente aspetta. Ma quanti anni aveva? Soltanto 19. Signor von Dorsdale? Vuole rendere alla piccola Elsa gli ultimi omaggi? La mamma gli bacia la mano. Adesso parlano tra di loro sottovoce, non riesco a sentire una parola. Mi alzo e me ne vado. Che lago meraviglioso! Centinaia di barche con le vele gialle. Le onde scintillano. Gli uomini e le donne ridono in costume da bagno. Come mi guardano? Io sono morta, vedete? Dov'è la bara? L'hanno portata via. Andrò a piedi fino al cimitero. Andrò attraverso i campi di viole. Gli ufficiali della marina fanno ala al mio passaggio. Vuole aprirmi la porta, signor Matador? Come? Non mi riconosce? Sono una ragazza morta.